io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Varese ha pronunciato la seguente sentenza. Visto l'articolo 530 del Codice di Procedura Penale, assolve Righetto Paolo, Dal Bosco Stefano. Dopo 8 anni, i giudici di primo grado del Tribunale di Varese mettono un punto sulla vicenda della morte di Giuseppe Uva. Assoluzione per gli 8 imputati, 6 agenti di polizia e 2 carabinieri per tutti e 4 i capi d'accusa, tra cui quello più pesante, omicidio preterintenzionale. Ma sono increduli, la maggioranza di loro mi hanno detto vado a casa e posso guardare i miei figli negli occhi. Per la Corte non furono le forze dell'ordine con il loro comportamento a portare alla morte di Giuseppe Uva, deceduto il 14 giugno del 2008. La sentenza è stata accolta così dalla famiglia Uva. A tutti i vostri parenti! Una vicenda giudiziaria tormentata, 2 filoni di inchiesta, 4 pubblici ministeri, la riesumazione del corpo. Anche il secondo processo, dopo quello ai medici, tutti assolti, si chiude in primo grado con l'assoluzione degli imputati. E noi continueremo a lottare. Andrete avanti? Certo che vado avanti, non mi fermeranno. Me l'aspettavo questa sentenza oggi. L'aspettavamo, io me l'aspettavo, io e i miei avvocati lo sapevamo, perché da come è partito il processo, dall'inizio ad arrivare ad oggi, sapevamo che è stato sempre un processo nullo, perché hanno sempre fatto in modo di non fare mai uscire la verità e ci sono riusciti anche stavolta. Alla lettura della sentenza avete protestato contro i giudici? Purtroppo è stata mia figlia, la nipote prediletta di Giuseppe, Angela, mia figlia maggiore che ha 37 anni, non ha potuto sopportare le risate e gli abbracci di quei signori in quell'attimo lì, e mia figlia è partita. Comunque guardi, quello che ha detto mia figlia concordo in pieno, questa giustizia è vergognosa. Ricordo. Sì, buonasera, posso avere una autolitica qui al caserma di Via Sassi, all'arma dei carabinieri? Sì, cosa succede? Praticamente stanno massacrando un ragazzo. Nella notte tra il 13 e il 14 giugno 2008, un uomo telefona al 118 e chiede aiuto per un suo amico, ma l'ambulanza richiesta in quella caserma non arriverà mai. Carabinieri! Sì, salve, il 118. Sì? Mi hanno richiesto un'ambulanza, me lo conferma? No. Ma chi ha chiamato, scusi? Un signore, ha detto che lì stanno massacrando un ragazzo e che voleva un'ambulanza. Guardi, sono due ubriachi che abbiamo qui in caserma, adesso gli ho un cellulare, dai. Ma se abbiamo bisogno lo sentiamo noi, dai. Non ti preoccupare, ok. Ciao. Subito dopo mi si è presentato questo carabiniere dicendomi testa di cazzo, dammi il telefono, qui il telefono lo usiamo noi. Ma chi sono i 2 uomini finiti in caserma? E perché sono lì? Sono Giuseppe Uva e Alberto Biggiogero. 2 amici inseparabili, 2 spiriti liberi, forse troppo, in una città di provincia. Pino era sposato con una ragazza che lui ha amato tanto. Quando si sono lasciati, lui ha fatto un periodo di sbandamento. E quello sbandamento l'ha portato a girare un po' il mondo. Ha fatto la vita da crociato. In una città come Varese le forze dell'ordine ci vedevano un po' così, ci chiedevano cosa facessimo per campare. Erano le 3 di notte passate, eravamo un po' euforici, abbiamo transennato quasi tutta la via Dandolo. Praticamente abbiamo svegliato mezza Varese, è arrivata una gazzella dei carabinieri, è sceso un carabiniere. Uva, proprio te stanotte stavo cercando, questa te la faccio pagare. Giuseppe viene subito aggredito e scaraventato per terra. Ma perché questo carabiniere vuole fargliela pagare? Di cosa sta parlando? Le sorelle di Giuseppe ci raccontano di vecchi screzi tra Giuseppe e un carabiniere per una lite risalente ad alcuni anni prima. Poi però Alberto aggiunge qualcosa di più significativo, qualcosa che forse può avere messo Giuseppe nei guai. A me Giuseppe Uva aveva confidato che insomma stava frequentando la compagna
di questo carabiniere e non era completamente tranquillo e sereno. Per me è stata una lezione che gli hanno voluto dare. Quella notte, appena arrivati in caserma, Alberto e Giuseppe vengono subito separati. C'è anche un altro dettaglio che non mi è mai sfuggito. L'indossare da parte loro i guanti neri di pelle. Mi è stato chiesto, come sempre, di stare calmo, che dopo sarebbe arrivato anche il mio turno, di non preoccuparmi. Pensavo al mio amico Beppe. È solo in una stanza con qualche carabiniere, qualche poliziotto. Lo sentivo gridare e l'ho sentito gridare almeno una volta, basta. Era in corso un pestaggio. Sì, non ho più rivisto il mio amico Giuseppe vivo, no. No, l'ho rivisto il mattino seguente sul lettino dell'obitorio dell'ospedale di Circolo. Quando sono arrivata in quell'obitorio stentavo a riconoscere Giuseppe. Sua sorella Lucia gli ha controllato i testicoli, erano in condizioni pietose. Ho visto tutte queste botte sulle gambe, no? Tutte sembravano come se qualcuno gli avesse dato delle frustate, proprio delle botte, era tutta una botta unica. Poi gli tolgo il pannolone. Io gli ho aperto le natiche perché io ho visto del sangue che gli veniva fuori dall'ano. Ed è in quel momento che Lucia si convince di una cosa. Mio fratello è stato seviziato con un bastone. Ma cosa c'è di vero in questa affermazione? E quelle 78 macchioline di sangue ritrovate sui pantaloni di Giuseppe? A cosa si devono attribuire? Per la procura di Varese è tutto chiaro fin dall'inizio. Giuseppe non è morto per un pestaggio in caserma. È morto per una combinazione letale di farmaci incompatibili con il suo stato di ebbrezza. Due medici e un infermiere dell'ospedale di Varese vengono rinviati a giudizio per omicidio colposo e poi assolti. Gli 8 agenti presenti quella sera nella caserma di Via Staffi vengono iscritti nel registro degli indagati per lesioni personali. Giuseppe non è morto per cause mediche, ma non è morto neppure per un pestaggio. E allora, dove cercare la verità? Di cosa è morto questo povero ragazzo? Chi l'ha ucciso? Come ha perso la vita? Era sanissimo. Estremamente drammatico, è un momento estremamente drammatico. Attendiamo la motivazione della sentenza. 90 giorni di attesa per capire, le nostre tesi erano perfettamente in linea con quelle della Procura di Milano. Vedremo la motivazione. Noi abbiamo profondo rispetto per la Corte d'Assise di Milano. La sentenza dà conto di un accertamento meticoloso, puntuale e approfondito e i giudici non hanno avuto dubbio ad assolvere con la formula più ampia possibile. Questo vuol dire che il comportamento dei poliziotti è stato un comportamento corretto. Ormai sono scappati subito via. Sono scappati. Assolti perché il fatto non sussiste. E questa è la sentenza dei giudici della prima corte d'assise di Milano che hanno assolto 4 poliziotti imputati di omicidio preterintenzionale per la morte di Michele Ferrulli, il manovale facchino di 51 anni morto nel giugno di 3 anni fa nella periferia sud-est di Milano per arresto cardiaco mentre gli agenti lo stavano ammanettando dopo averlo bloccato a terra.
intervenuti, dopo una segnalazione per schiamazzi in strada, avevano trovato Ferrulli vicino ad un bar con due amici rumeni. Secondo l'accusa, i quattro poliziotti avrebbero percosso l'uomo, che sarebbe poi morto per una tempesta emotiva. Per la difesa, invece, l'assenza di segni di lesioni dimostra che non ci furono percosse, ed inoltre Ferrulli non era nuovo ad atteggiamenti aggressivi nei confronti delle forze dell'ordine. La divisa era come un panno rosso per il toro, aveva detto l'avvocato dei poliziotti coinvolti. Al momento della lettura del verdetto, la figlia di Michele Ferrulli, Domenica, che si era costituita parte civile, è scoppiata in lacrime. È una sentenza assurda, una sentenza che oggi per noi è stata un'altra manganellata. Un processo durato quasi 2 anni, perizie su perizie, tutte a nostro favore. Una sentenza presa, una decisione in meno di un'ora. È assurdo che con delle prove così inconfutabili quattro agenti di polizia, dopo aver picchiato mio padre, vengano assolti. Io quello che posso dire è che non mi arrendo, andrò avanti. Tra 90 giorni saranno rese note le motivazioni, solo allora l'accusa deciderà se ricorrere in appello. Claudio Calì, Sky TG24. Queste sono le foto di Stefano Cucchi il giorno del suo arresto, il 15 ottobre del 2009. E queste sono le sue foto una settimana più tardi, dopo che è stato trovato morto nel reparto penitenziario dell'ospedale Pertini di Roma, all'alba del 22 ottobre. Ma qualche giorno fa è arrivata una sentenza che ha fatto molto discutere. Caso Cucchi, la sentenza d'appello ribalta clamorosamente il verdetto di primo grado. 6 medici, 3 infermieri e 3 agenti della polizia penitenziaria, tutti assolti per la morte del giovane. Stefano era un geometra di 31 anni ed era stato fermato proprio qui, al Parco degli Acquedotti, mentre spacciava alcune dosi di hashish e cocaina. Dopo il suo arresto è cominciato un calvario che l'ha visto passare tra caserme, tribunale, un carcere e un ospedale. Giorni pieni di misteri e tanti sospetti, in cui qualcuno ha visto, ma nessuno parla. E per quella morte, dopo 5 anni, non c'è ancora nessun colpevole. Ma dopo la sentenza che ha assolto tutti gli imputati e che ha fatto indignare moltissimi italiani, compresi artisti come Adriano Celentano e Lorenzo Giovanotti, ieri è arrivata una presa di posizione del presidente del Senato Grasso. Chissà parli, lo Stato non può sopportare violenza impunita, che si è aggiunta a quella del procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, che ha detto: inaccettabile morire se affidati allo Stato. Siamo davanti alla Procura della Repubblica di Roma e Ilaria Cucchi è appena uscita dall'ufficio del procuratore capo di Roma, Pignatone, che ha parlato con lei. Tutti assolti. Com'è possibile? Tutti assolti per insufficienza di prove. Questo non è il mio fallimento. Perdere è stata la Procura di Roma, la giustizia e lo Stato italiano. Quindi oggi sono venuta dal procuratore capo della Repubblica. Ti ha ricevuto? Mi ha garantito che rivedrà tutto dall'inizio, con occhio critico e senza pregiudizi. Però faccio fatica a fidarmi ancora di qualcuno e soprattutto a fidarmi della giustizia. Di casi simili a quello di Cucchi, purtroppo, ce ne sono molti nelle cronache del nostro paese. Negli anni scorsi ci eravamo occupati di alcuni di questi, come quello di Riccardo Magherini, morto dopo un fermo di polizia a Firenze. Riccardo Rasman, ucciso dopo un'irruzione della polizia in casa sua a Trieste. O come quello di Federico Aldrovandi, ammazzato per strada dalla polizia dopo un controllo a Ferrara. Ce l'abbiamo abbastanza di tutto. No, beh, l'importante. O ancora il caso di Aldo Bianzino, morto nel carcere di Perugia. Non sappiamo cosa sia realmente successo in quei tragici giorni, ma sta di fatto che tutti quei ragazzi sono morti nelle mani dello Stato, in ospedali, caserme, carceri. Luoghi in cui tutto dovrebbe essere sotto controllo. Luoghi in cui il cittadino, qualunque sia la sua colpa, deve essere curato, protetto, detenuto. Ma non di certo luoghi in cui si possa morire in circostanze oscure. Come è accaduto al fratello di Lucia, Giuseppe Uva, che ha perso la vita dopo un fermo di polizia. Non accetto! C'è stata proprio qualche giorno fa la sentenza sul caso di Cucchi, che ha avuto un destino simile a quello di Giuseppe. Questa sentenza è una vergogna. Io ho sempre detto che gli hanno fatto fare la fine della larva umana. Non c'è colpevole. Ma allora sto ragazzo qui cosa ha fatto come Giuseppe? Si è massacrato da solo? Non ci credo. Anche a te era successo. All'inizio hanno incolpato i medici, poi i medici non avevano più colpe e anche lì non c'era più nessuno. Non c'era più nessuno. È morto come Gesù Cristo in croce, di freddo. Le dinamiche che hanno portato alla morte dei fratelli di Lucia e Ilaria sono molto affini e spesso sembrano quasi sovrapporsi. Tutte storie che si continuano a ripetere giorno per giorno. Soprattutto i meccanismi sono sempre gli stessi. Sembrano quasi copioni scritti dallo stesso autore. Sì, gli autori sono sempre la giustizia che non vuole vedere la verità. E dovrebbe tutelarci con una sete
sete di giustizia e di verità. Invece avviene l'esatto contrario. Nei processi è stato dato molto spazio alla vita personale di tuo fratello. Che mio fratello era un ubriacone, brutto ragazzo, ma niente di tutto questo. È stato in realtà un processo al morto, sul suo carattere. Ma cosa c'entra questo con la sua morte? Assolutamente nulla. Tutti quelli che muoiono di botte, chi cade dalle scale, chi si fa male da solo. Quindi in qualche modo si sta dicendo che il primo colpevole della morte è il morto stesso. Di cosa è morto ufficialmente tuo fratello? Perché lui ha subito delle violenze e non ha retto a quello che lui ha passato quella notte in quella caserma. Mio fratello è morto di suo, e poi ti posso dire una cosa, io onestamente non l'ho capito cosa dicono in tutte quelle perizie. Hanno anche detto che Stefano era molto fragile. E allora faccio ancora più fatica a capire per quale motivo hanno usato tanta crudeltà su quel corpo così fragile. Come stava tuo fratello prima di essere preso in consegna dallo Stato? Benone. Un'ora prima dell'arresto faceva tapirulana. Giuseppe non ha mai avuto problemi di cuore, problemi di altro genere. Da quando è stato preso in strada dalle forze dell'ordine a quando è morto? Quanto tempo è passato? 8 ore. 6 giorni. È stato pestato nei sotterranei del tribunale ed è stato posto in isolamento dove non potesse raccontare nulla a nessuno e dove nessuno potesse vederlo. Dove è morto? In ospedale. Nel reparto detentivo dell'ospedale Sandro Pertini a Roma. Da solo come un cane e tra dolori atroci. Dopo il fermo sei riuscita a vederlo vivo? Assolutamente no. No, io sono arrivata che l'ho trovato in obitorio, sul lettino steso, coperto da un lenzuolo. E perché? Questo lo chiederei a loro. Ti hanno avvisato che stava male? No, no, assolutamente. Ci hanno avvisato che era stato ricoverato. Ma a un certo punto uscì una vice sovrintendente e ci disse: il ragazzo è tranquillo, mio fratello in quei momenti era agonizzante. Come ti hanno detto che era morto? È stato mio figlio Alessandro a darmi la notizia. Non si sono nemmeno degnati di avvisarci che era morto. Si sono presentati dei carabinieri a casa di mia madre a farle firmare il decreto di autopsia. Dopo quanto tempo hai potuto vedere il corpo di tuo fratello? 8 ore nelle quali io e i miei genitori vagavamo per Roma cercando di capire dove fosse il cadavere di Stefano, perché nessuno ce lo diceva. Dopo 4 ore sono arrivata in obitorio e lì che ho trovato in quello stato pietoso mio fratello. Quindi che hai fatto? L'ho spogliato e con il cellulare, con la macchina fotografica io ho fatto le foto a mio fratello. Cosa hai pensato quando hai visto il suo corpo? Se tu avessi visto tuo fratello in queste condizioni, cosa avresti pensato? Ho pensato l'hanno ammazzato di botte. Chi sono stati i primi sospettati? I medici. E le forze dell'ordine? Non sono state indagate subito. Con i corpi in quelle condizioni, i primi sospetti sono andati su medici e non sulle forze dell'ordine? Sembra assurdo, ma è così. Ci sono prove che tuo fratello sia stato picchiato? Certo che ci sono. Questo è come è stato ridotto la schiena e il fondoschiena di mio fratello. E questi sono i pugni. Non si è potuto creare da solo tutte quelle botte. I calci se li dava da soli. E nella sentenza ci sono delle prove? Il pestaggio è riconosciuto in tutte e due le sentenze. Quali sono stati gli aspetti più assurdi della storia di tuo fratello? Per 6 anni non è mai stato ascoltato il testimone. Potrei dirne tante, ma ne dico 3. La prima, un verbale di arresto dove veniva identificato come albanese senza fissa dimora e pregiudicato. Tutto falso. 2. Viene messa in dubbio la testimonianza chiave di un altro arrestato che ha sentito mio fratello prendere calci e lamentarsi e piangere. 3. Mio fratello è l'unico cadavere ad essersi fratturato una vertebra da solo, da morto. I processi adesso a che punto sono? Mi auguro che il PG ricorra in Cassazione. Se non avremo giustizia in Italia andremo alla Corte Europea. Il primo processo nessun colpevole. Adesso il 20 ottobre è partito il vero processo dove ci sono indagati 2 carabinieri e 6 poliziotti. Era quello che chiedevi da anni. Per 6 anni. Però sei stata denunciata per diffamazione dalle forze dell'ordine. Certo. Ebbene sì. Perché ho detto la verità. Che ne pensi di questa accusa? Che non mi fermeranno. Che loro mi devono dimostrare che io quello che dico è falso. Dopo la sentenza di primo grado del caso Cucchi, che aveva condannato soltanto i medici, qualcuno aveva fatto questo gesto. È una cosa vergognosa. Spero che i suoi figli, se ne hanno, non vedano mai quella scena. Il sindacato autonomo di polizia ha dichiarato: chi conduce una vita dissoluta ne paga le conseguenze. Anch'io posso avere una vita rasandata, però non per questo mi dovete massacrare di botte. Bisogna riflettere e guardare questa foto e dire cosa c'entra con la vita dissoluta. Questa storia come ti ha cambiato la vita? Tanto. È cambiata per sempre. Io facevo la mamma e facevo la sorella ed oggi so quanto è vero che di indifferenza si può morire. Perché in questi casi non si riesce ad avere risposte? Ci sono stati dei tentativi di mettere tutto a tacere. Tanti casi. Vuoi dire qualcosa alle istituzioni? Quello che è successo a mio fratello in quei 6 giorni è stato sotto gli occhi di tante persone. Nessuna di queste persone ha mai parlato. Io mi chiedo, ce l'avranno una coscienza? Avranno mai pensato che quello poteva essere il loro figlio, il loro fratello? E hanno mai pensato che davvero quello che è capitato a mio fratello Stefano potrebbe capitare a chiunque di noi. Io voglio pace non solo per il mio processo, ma devono essere fatti anche i processi per tutta sta gente e non insabbiare, coprire. Queste qui sono persone uccise a un fermo di strada, morti in caserma, caduti dalle scale, si sono picchiati da soli, sono morti per droga, sono morti perché erano ubriachi. Noi meritiamo per i nostri cari verità e giustizia per tutte le morti dello Stato, tutti, nessuno escluso.